Buonasera amici del Baccapri, buonasera a tutti. Stasera sono abbastanza emozionata, ho bevuto poco, lo ricordo sempre. E niente, sono felicissima di ospitare due artisti nello stesso momento di grande spessore. Rosario Tedesco per la sua personale, non la prima al Baccapri ma la terza se non mi sbaglio. È un grande musicista salernitano, sassofonista, Gerry Popolo. Vorrei ricordare, appunto, abbiamo detto che non sia la prima mostra personale qui, è la terza, ma tu vanti delle... non mi guardare così male! Mostre di un certo livello, bello, uno spessore bello, però sì, dico, è stato scelto, lui scriveva così, quasi per caso, no? Da Vittorio Sgarbi, per l'Expo che si è tenuta a Ponte Cagnano nel 2011, al padiglione dell'arte contemporanea, all'ex tabacchificio Centola, giusto? La Biennale di Venezia. Colpito subito Vittorio Sgarbi dai tuoi scatti impressionanti, a me sono piaciuti tanto, poi dice Vittorio Sgarbi, non mi potrei mai permettere di dire il contrario, ma sono veramente fenomenali, mettono in risalto una contraddizione tra staticità, no, delle mura di Velia, dei resti di Velia, quindi no, e c'è bellissimo anche le mura, è un altro progetto, sì, e poi invece quest'oggi qui ci porti alla una mostra altrettanto intensa, degli scatti che hanno colpito tutti subito e ci sono delle vibrazioni, io sono appena che le ho viste tutte appena le ho viste tutte montate, dall'allestimento finito, concluso, delle vibrazioni si sono sentite all'interno di questo bar, degli scatti, colpi di luce taglienti, bellissime, e poi infatti si chiama L'ombra della luce, visioni caravaggesche. Quindi il titolo già dice moltissimo, Caravaggio sicuramente ti ha ispirato tanto. E vorrei appunto chiederti come è nata, se è stata un'improvvisazione, se c'è stato un set preparato, un po' parlaci come è avvenuto tutto questo processo creativo. Hai detto già molto, insomma, se non tutto. No, diciamo che avevo in mente di fare delle foto in cui un uomo doveva muoversi su un fondo nero. Con alcuni oggetti. Allora è capitato che una sera mi sono trovato a teatro, c'era una rappresentazione del ritratto di Dorian Gray, dove questo attore Manuele Morgese, che è la persona che vedete rappresentata nelle foto, interpreta da solo tutti e tre i principali personaggi di questo romanzo di Oscar Wilde, che tra l'altro amo tantissimo, Lord Henry, Basil Howard, il pittore, e Edward Gray. Niente, insomma, avevo come la macchina fotografica, ho iniziato a scattare, insomma, alla fine lui è stato un modello involontario di queste foto che io, insomma, miravo a fare già da molto tempo. Ho fatto moltissimi scatti quella sera, non contento, sono andato anche alla replica successiva, insomma, sono... quindi... queste foto sono il risultato di due sessioni di lavoro, però il soggetto è lo stesso. Sì, non ho parole. Ti ringrazio per aver usato la parola vibrazione, insomma. Per me è stata quella la sensazione. Poi io vorrei chiedere. Io vorrei chiederlo ad ognuno di loro, no? Mi piace che ci siano anche artisti delle precedenti puntate, tra virgolette, perché è proprio questo a cui il bar dovrebbe aspirare, uno scambio di pensiero, di emozioni. Penso che il tuo progetto sia anche questo, oltre la tecnica che è bellissima, perché non so come tu abbia, cioè come tu sia riuscito a cogliere questi, non lo so,
colori, questi giusto dei lineamenti, delle piccole, piccoli particolari. Ho fatto moltissimi scatti, quindi infatti lo spettacolo insomma l'ho udito ma non l'ho guardato, quindi ho fatto molti scatti alla fine, sì, emozionato. Poi... Quindi sul set non c'è stata una, proprio così, si è lasciato andare. Sì. Per questo io lo sento molto, è bellissimo. Caravaggio insomma, diciamo che se io fossi un pittore, ma non lo so, mi piacerebbe insomma, mi piacerebbe lavorare come lavorava Caravaggio, però visto che sono lontanissimo dal grande maestro, diciamo, mi sono cimentato con la fotografia insomma, per realizzare delle opere in cui fosse appunto al centro di tutto insomma il contrasto appunto tra i chiaroscuri e poi insomma sì un po' come faceva Caravaggio insomma, è stato un grande innovatore più che oltre che un grande pittore insomma, infatti i suoi soggetti non sono quasi mai, anzi diciamo mai in pose scontate insomma, quindi sono i suoi ritratti si possono definire delle vere fotografie appunto perché sembra che vadano a cogliere istanti insomma della vita anche di alcuni miti insomma adesso non faccio nomi però insomma in aspetti assolutamente insomma inusuali ecco non sembravano dei personaggi in pose sicuramente i suoi soggetti assolutamente e niente io volevo chiedere c'è questa grande libertà in Caravaggio che mi affascina molto anche a me sinceramente anche perché mi piaceva anche il come viveva la proprio al 100% un rivoluzionario a 360 gradi. I tuoi prossimi progetti si hanno già un'ispirazione o i progetti ce ne sono tanti però insomma ho fatto molti scatti e adesso devo insomma scegliere quale progetto andare avanti. Grazie mille, Rosario Tedesco, per sbarcarvi. Io chiudo subito, vi faccio un applauso su voi, poi sta tutto, c'è un libro dove voi potrete lasciare un segno di voi delle vostre sensazioni. Vi lascio alla musica di Jerry Popolo, alla potenza, al ritmo di questo sassofonista, al Capri Jazz Bar, Trio Catalogo, Tatafiore e Andrea. Buonasera, buona musica. Grazie.